Buongiorno a tutti, in questo breve video che ho girato da solo questa mattina potete vedere praticamente un canarino di razza spagnola di 3 anni il quale stamattina presentava dei sintomi di respirazione affannosa e rumorosa, come vedrete nelle clip che ho preparato. Nonché vedrete la prima clip dove il canarino è stato immediatamente individuato stamattina, cioè praticamente fino a ieri questo canarino non presentava nessun sintomo o almeno non faceva rumore. Quindi vi consiglio di intervenire quando sentite questi rumori e avete il mio olio in modo immediato, cioè appena vedete che il canarino respira male dovete intervenire. Questo è un intervento di emergenza, cioè somministrare il mio olio in modo inadeguato direttamente nel becco non è una cosa buona, non perché faccia male, ma perché si tratta di un olio, non è un olio di semi o un olio di oliva comune, ma per avere questo potere ovviamente è un olio abbastanza forte, quindi va presa la giusta dose, 0,1 ml, aperto il becco del canarino, inserita tutta la piccola cannula della siringa che vi mando in dotazione e poi somministrato facendolo andare direttamente nel becco senza farlo fuoriuscire. Se fuoriesce, cosa che con 0,1 ml non succede, comunque se fuoriesce dovete pulire immediatamente con un tovagliolino di carta. Se fuoriesce, va intorno al becco, può causare la perdita di alcune piume che poi ricresceranno naturalmente, in quanto evidentemente è un pochettino urticante e quindi può causare la caduta delle piume intorno al becco. Però vi ripeto, affinché questo avvenga deve essere somministrata una dose eccessiva e l'olio deve proprio colare al di fuori del becco del canarino. Con una dose minima questo non succede e gli effetti che fa quest'olio non dico che sono magici, però ecco, come potete vedere in questo video, il canarino già dopo 3 ore della prima somministrazione che effettueremo per 3 giorni di seguito respira già con il becco chiuso e senza rumore. Questo è possibile grazie ovviamente agli ingredienti che sono contenuti in questo olio e che io per anno ho cercato di mettere a punto, diciamo, prima di renderlo pubblico. Quindi vi auguro una buona visione, consiglio a chi lo ha di utilizzarlo in questi casi di emergenza, ma soprattutto di utilizzarlo in maniera costante nelle bastonate, perché diciamo lo scopo per cui è nato principalmente è proprio quello. Poi dopo queste riesce a curare, o meglio a fare sparire questi sintomi, se presi all'inizio. Questi sintomi possono essere sia causati da piccoli acari, che quindi con quest'olio il canarino espellerà immediatamente, può essere della polvere che si è accumulata nelle narici, può essere un lieve raffreddamento, insomma le cause possono essere molteplici. Quindi prima di prendere dei farmaci proviamo sempre questo metodo. Non è detto che funziona sempre. Se la malattia è una malattia batterica respiratoria grave, ovviamente non c'è né l'olio di rodò e né in alcuni casi neanche dei farmaci che la possono curare. Solitamente questi problemi sono causati o da piccoli acari, anche acari della polvere, o da magari nelle narici è entrata qualcosa che può dar fastidio al canarino, quindi poi questo causa un'infiammazione che poi può degenerare e causare questi rumori. Io vi ringrazio, a quelli che lo hanno, vi auguro una buona giornata e una buona visione.